Eccoci qua, bene bene, allora stiamo, cioè, siamo qui al, al Red Indian Saloon. Insieme, insieme, lo diciamo insieme? Sì. Dove siamo? Red Indian Saloon. Ma la che bel coro, bravo, la Locanda. La Locanda, non si anche? La Locanda, non si sa perché. Ecco, non c'è altro scritto fuori Red Indian Saloon. No, infatti. Si... Siamo proprio... Questa è strana sta cosa. È strano, non c'è scritto fuori Red Indian Saloon. Se non lo sai che c'è scritto la Locanda, vai dritto. È un mistero, è un mistero, un mistero, amici cari, che dopo chiederemo al gestore, nonché l'art director, director. Ecco, oggi siamo qui con i Free Time. Right. Andrà per le lunghe. Molto bene. Ecco, allora presentiamoli un po' uno per uno. Uno per uno. Io sono Michele, sono il cantante e il chitarrista acustico del gruppo. Un attimo. Avete visto come è diventato serio? Io sono Michele. Certo. Quella musichetta di Maria De Filippi. No, ti prego. Tutto quanto, ma Maria Filippi, no. Ecco qua. Io sono Bruno. Sono Bruno, sono alle tastiere, faccio il back vocals a Michele. No, back vocal. Poi lo imparerò. I controcanti, dai. Ecco, i controcanti, parliamo. Poi c'è che fai qui? Vieni avanti, non ti preoccupare. Dario Petrassi. Alza l'inquadratura che non c'è. Alla batteria ormai da quanto dicevamo. E come vedete non ha bisogno delle bacchette, suona le mani. I bonghi. E poi abbiamo da quest'altro lato, prego. Vieni pure avanti. Io mi chiamo Salvo e suono la chitarra, almeno ci provo, dai. Perfetto, da quest'altro lato Francesco, pianoforte e tastiere. Bella, sentite che bella voce, che begli occhi. Francesco. Pianoforte e tastiere. Lui ha studiato, è quello che ha studiato. Gli altri sono gli imboscati. Diciamolo realmente. Lui è il vero è l'unico artista. E te? Io sono il basso e mi chiamo Paolo. Però sei alto. Ovviamente. La battuta è scontata. Didascarica, la tagliamo, poi sì, facciamo una cosa. Tutti i bassisti sono alti. Come tutti i chitarristi sono cacciatori, tutti i bassisti sono alti. Io non so dove collocarmi, però, presentatore. Andiamo avanti. Raccontatemi un po' di voi, della vostra storia, come vi siete conosciuti e quello che fate, soprattutto oltre a fare cacciara qui con me questa sera. Allora, quattro elementi dei sei suonano insieme da circa 25 anni. E allora circa. Me li spieghi chi sono gli elementi, allora. Oltre, non i nomi, no, guardami. Eccolo là. Più che altro gli elementi cosa sono, quali sono? Le due tastiere e la batteria. Da quanti anni, dai? Da circa 25 anni, insieme. Poco. Ecco, infatti è bello perché, voglio dire, c'è amicizia prima di tutto dentro il gruppo, prima della musica. Poi viene la musica e per fortuna è anche venuta bene la musica per 25 anni, se no non saremmo qua. Yeah.
Mi raccontavi un po' di retroscena? Sì, retroscena. Me lo racconti cortesemente? No, come no? Noi abbiamo iniziato facendo rock progressive, che all'epoca era un po' non ben visto in Italia, nel senso che non era un genere di successo. Quello in Italia, no, tutto, perdonami se ti interrompo, quello che non si conosce è mal visto. Poi quando si conosce, è diventato un po' scontato. Poi per anni abbiamo fatto anche il CD, noi. Esatto. Un CD abbiamo fatto. Abbiamo autoprodotto, come era? Autoprodotto. Quasi non autoprodotto. Autopagato. Autosentito anche. È una cosa molto sentita, ci hanno messo i soldi loro, allora ecco. Dopo te lo facciamo sentire, lui è arrivato, ancora non l'ha sentito. Poi abbiamo fatto milioni e milioni di copie sono finite. Per un po' di anni cover dei Marillion con Fish, quindi sempre progressi. Poi ci siamo un po' allontanati. A un certo punto, 6-7 anni fa, ci siamo ritrovati. E alla fine abbiamo deciso di scrivere, di metterci insieme e divertirci a scrivere un piccolo spettacolino che prende più prende mossa dal fatto di avere un sacco di musica da presentare, la storia del rock dagli anni 50 ad oggi, e questa cosa la facciamo prendendo dei pezzi che finiscono per l'anno in cui suoniamo. In quest'anno, noi questa sera suoneremo tutti i pezzi che sono o del 2000 o degli anni col 4 o degli anni col 5, quindi partendo dagli anni 54-55 arriviamo al 2014-2015. Sì, come dicevo prima, oltre che abbiamo ascoltato belle canzoni e tutto, e volevo sapere una cosina: voi quando vi esibite, oltre che mi dicevi fate cover oppure dei tribute, come mi stavi raccontando, i pezzi vostri li fate sentire, li ascoltiamo anche? Beh, noi chiaramente oltre li presentiamo proprio i modi in cui negli anni il suono è cambiato, quindi ossia spiegami, partendo dagli anni 50 e da Elvis Presley, la voce come mi insomma, che cambia anche il modo di cantare. Elvis cantava così e poi negli anni 70 c'erano gli urlatori e quindi si urlava. Dopo lo rivedremo adesso perché deve cantare. Nel rock melodico invece si recitava oltre che a cantare, fino ad arrivare agli U2 che spopolano in tutti gli stadi ancora oggi. Quindi il nostro tentativo è quello di riunire all'interno dei locali tutte le generazioni dagli anni 50 in avanti. E molto spesso riesce. E qui volevo arrivare proprio per... Dico quanto è facile trovare i suoni per rifare tutti i brani con i suoni originali. Immagino una ricerca fantasmagorica. Oh!
se volessero contattarvi, qualche info, magari per risentire come vi siete riunite, anche per riunire altre persone, conoscervi e anche fare, come dicevamo prima, forse un po' didattica per insegnare, perché questo è un nuovo metodo, insegnare, vero? Professore, senza dubbio. Lui è il professore qui. Lui è il professore. Ma si vede per, già dalla voce, quando... È vero. Lo immagino, diciamolo. Professore di? All'università di epidemiologia. È vero, anche lui è professore. Epidemiologia. Sì, ma io insegno le materie normali, la matematica, la fisica, applicazioni tecniche pure, quando capita. Poi, poi si mettono, cioè sempre l'ironia del sorte, sempre vicini, secondo me. L'articolo IL, siamo l'articolo IL. Qualche info per contattarvi, okay. Allora, se no ci si perdete vista. Abbiamo la pagina Facebook Free Time, abbiamo il nostro canale YouTube Free Time. Aspetta, preciso. Maestro è preciso. Free Time Rock Band. Facebook, YouTube. Canale YouTube Free Time Rock Band, ci trovate. Cellulari, numeri di telefono, le fans, è tutto le lì fans. Dentro, è tutto lì dentro, trovate tutti i contatti lì. Le fans, eccolo là, l'occhio. Si può dire. No, no, ecco. No, però lo sai che, ecco a chi assomiglia? Edward Norton, grande attore è per vero, me. È vero. Grande attore, è vero, guardate, Edward Norton. Tu vieni a lavorare con me perché io faccio anche teatro e cinema. Bravo, poi meno male che non mi hai detto che assomiglia a Brignano. Eccoci qua, allora siamo in chiusura, facciamo un saluto a tutti gli amici di Fanny Moon e ci godiamo ancora questo grande concerto dei Free Time. Salutiamo Cucciolo, anche tu. Ciao. Una futura cantante. Una futura cantante. Assolutamente. Va bene. Si è già esibita con noi. Addirittura. Sì, sì. Cantando? Ha cantato It's Only Rock and Roll, The Rolling Stones. It's Only Rock and Roll. The Rolling Stones. The Rolling Stones. Allora facciamo un saluto a tutti gli amici di Fanny Moon. Salutiamo. Ciao Fanny Moon. Ciao, vi aspettiamo, Free Time. Yeah.